Ed Angela, sei, siamo qua con Marco Augusto, giusto? Canta anche io qui a Stoccarda, se non mi sbaglio, giusto? Per la prima volta, tu presenti, qual è l'emozione? Ma l'emozione è sempre grande, c'è sempre questa, un po' questa paura, sai, di fare degli errori, ma io voglio davvero dire a tutti quelli che partecipano oggi, gli errori non sono quelle cose, non sono neanche una cosa importante, l'importante è di farlo con gioia, con d'amore. E allora hai vinto, praticamente. Cercate di fare dei regali al pubblico con le vostre canzoni, questa è la cosa importante. E allora siamo tutti contenti e soprattutto siete contenti in ogni caso anche voi, ugualmente come vanno le cose. So, was nicht mein Abend. Herzlich willkommen bei Canta Italia 2016. Grande applauso, schön, dass ihr gekommen seid. Wir freuen uns riesig. So, begrüßt den ersten. Und zwar haben wir Marcello Paletta. Marcelletta! Bravo! Applausi! Allora, un applauso e poi si inizia questa meravigliosa serata. Grazie. Ciao a tutti, sono Marcello Paletta e vengo da Ludwigsburg, sono nato in Argentina e sono veramente un cantante di tango e un amante appassionato della musica italiana. Sono questa sera molto felice di partecipare a questo evento e spero che sia una bellissima esperienza anche per voi. Grazie. Marcello Paletta, ti ringrazio molto bene, grazie per essere stato qua. Dora De Giacomo, tocca a te, ok? Voice and applause per il destino, Dora De Giacomo. Ciao a tutti, io sono Dora De Giacomo, vengo da Basilea, vicino alla Svizzera, e ho 29 anni e amo cantare, nella vita faccio l'architetto e ho fatto già diversi festival, ho partecipato al Premio Lucio Dalla a Bologna, ho fatto due volte il festival Il Sonetto a Zurigo, classificandomi seconda, e farò un musical, La Luna di Arcano, insieme a Massimo Di Cataldo e Grazia Reitano, e sarò molto contenta di poterlo fare e andrò anche al Premio Martini e vedremo cosa accadrà nell'ambito della musica, che mi piace fare, comunque è un mio hobby. E... ciao a tutti, baci. Ci vuole un po'.
arriviamo a Roberto Scaffia. Roberto Scaffia il Grande. Ciao Roberto Scaffia il Grande. Salve. Salve, buonasera a tutti. Salve, mio nome è Roberto Scaffia e sono molto felice di partecipare a Canta Italia. Ho 58 anni e faccio da molti anni musica e adesso quello che mi piace più da fare sarebbe imitare a Zucchero o cantare le sue canzoni cover. E ho partecipato in Italia a Voice for Europe. È stato un bellissimo evento che mi ricorderò per tutta la vita e credo di andare avanti anche questa sera. Grazie, arrivederci. Roberto Scaffia, Victoria Rinaldi kommt auf die Bühne. Confusione la tua mente, quando ama completamente. Ciao a tutti, sono Victoria Rinaldi. Felicemente di partecipare a questo concorso di Canta Italia, dove ho avuto la possibilità di aprire forse il mio sogno nel cassetto. Apro questo cassetto e voglio vedere se, chissà, non si sa. Grazie, ciao a tutti. Ancora le tue mani, ancora sul mio arriviamo al prossimo spettacolo, Fabio Guglielmino. Ho chiuso la chiave dietro di me, lenzuola e voci. Tanto prima o poi ripasserà la galera. Ciao, sono Fabio. Io vengo dai club di Amburgo e di Francoforte. Adesso mi trovo questo meraviglioso festival. Mi piace tantissimo il rock and roll all'italiana. Che dire, buon ascolto. Speciale per me.
Antonella Bianchi. Cosa ci dà? Una canzone di Giorgia. Libero. Come saprei? Come saprei? Ciao a tutti, io sono Antonietta Di Ganci, in Artenelia, vengo dalla provincia di Palermo, da Bagheria, e vivo qui in Germania, a Stoccarda, da 2 anni e mezzo più o meno. E nella mia vita ho partecipato a vari concorsi, tra i quali il Festival di Castrocaro nel 2014, dove mi sono classificata per la semifinale, e purtroppo poi mi sono fermata. E niente, spero che apprezzerete la mia performance, la mia voce, e spero di raggiungere i miei obiettivi, che è quello di fare conoscere a tutti la mia musica e di continuare ad emozionare la gente. Grazie. Salve a tutti, sono Roberto Scaffia, laureato in pedagogia. Arrivo in Germania per dovere mio spirituale e personale. Mi occupo di bambini, di infanzia, mi occupo di musica per l'infanzia e di musica per vivere. Infatti questo festival l'ho scelto proprio per semplicemente per passione, per amore, per null'altro. Spero di potervi piacere in qualche modo. Un bacio, alla prossima. Senti fuori piove, senti che vero amore. Sono lontani quei momenti, quando lo sguardo provocava turbamenti, quando la vita era più facile e si poteva cominciare a celebrare, perché la vita era un brivido che vola via e tutto l'equilibrio sopra la follia, sopra la follia. Antonio Straface, benvenuto Antonio. Ciao bello. Ciao. Ciao a tutti, buonasera a tutti. Canto un pezzo di Alex Britti, oggi sono io. Così questa notte è già finita e non so ancora dentro come sei. Non so neanche se ti rivedrò, resterà soltanto un'altra inutile occasione. E domani poi ti rivedo ancora. Ciao a tutti, mi chiamo Antonio Straface, ho 25 anni, vengo da Heilbronn e il fine maggio esce il mio album, il mio primo inedito, I Am. Sono felicissimo di partecipare a Canta Italia, al Festival della Canzone Italiana a Stoccarda. Un bacione a tutti, ciao! Come il mare, come il sesso.
adesso e questa volta l'ho vedendo, e per questo stare qui da solo. Salve a tutti, io mi chiamo Elisa Viscarelli, ho 27 anni e sono una pianista. Vengo da Roma e vivo in Germania da 2 anni e mi sono diplomata al Conservatorio Santa Cecilia di Roma e successivamente ho conseguito la master di secondo livello in pianoforte solistico. E sono venuta in Germania per fare un po' di esperienza come pianista e attualmente sono docente di pianoforte presso una Musikschule e cerco di suonare il più possibile. E sono venuta a conoscenza di questa bellissima associazione Arches Kultur e ho conosciuto i membri e ho avuto questa bellissima opportunità oggi di potermi esibire. Grazie Elisa. Il signor Domenico De Palma, il presidente dell'Arches. Also einen schönen guten Abend, willkommen zu dieser Veranstaltung. Braucht ihr keine Angst zu haben, ich werde nicht singen. Also das verspreche ich von vornherein, ich singe nicht. Also in diese Reihe und die wunderschöne Stimme werde ich nicht einweihen. Arches, Kultur- und Sportverein, also Arches ist Association Recreative, Kultur, Europa und Sport. 50 Jahre lang, 1966, 2016, ich werde ganz kurz eine kleine Information geben. Ich will auch jemanden bedanken, der mir gesagt hat am Anfang dieser Trauungsjahre, oh, wir haben heute einen schönen, starken, großen 50-jährigen Mann. Ich bedanke mich für diese 50 Jahre, aber ich bin 50 Jahre erste Vorsitzender von diesem Verein. Ein paar Jahre mehr. Grazie. Ihr habt euch ja schon entschieden. Was waren die Gründe, weswegen ihr euch für den Gewinner entschieden habt? Deutsch ist ein bisschen kompliziert. Ja, qual era la spinta? Per quale? Ah, ah so, ok, parla italiano. No, sicuramente l'estensione della voce, la padronanza del linguaggio, dell'interpretazione della tecnica. Bene. Per te? L'interpretazione è stata difficile. Ok. Oi. Fino. Padronanza della voce, del testo e anche espressivamente riusciva a tenere, come dire, a interpretare la canzone nel vero senso. Dicevo, l'interpretazione della canzone e il modo, l'espressione in cui la interpretava, oltre alla padronanza della voce e del testo, è stato per me determinante. Grazie. Signora lei? Barbara! Dopo che dal. La
parte tecnica, la voce, la presenza scenica e naturalmente sì, la capacità interpretativa. Ok, allora anche io devo dire era difficilissimo ad aver scelto, c'era davvero una persona che mi toccava più di tutti, cioè come cantava ein Können und auch aber auf einer Inkunst und Bühnenpräsenz. So, jetzt gucken wir mal, wer das war. Oder? Hm? Ja. Allora, per citare una grandissima poetessa tedesca, Rose Ausländer, la Muttersprache è Mensch Mosaik. Quindi io mi esprimo nella mia Muttersprache, che è italiano. La vincitrice di questo concorso è... Scusami, mi puoi reggere gli occhiali? Si tratta di una donna che è stata... Siamo riusciti a beccare dei ganci dopo questa manifestazione di Canta Italia fatta da Stoccarda. Diamo subito la parola, ti vedo molto emozionata. Molto, sono molto emozionata, per me è stato veramente un piacere, un'emozione, è stato veramente un bel momento. Soprattutto perché oltre ad essermi tanto emozionata, sono riuscita a emozionare e soprattutto a conoscere delle veramente stupende persone. Questo è importante sempre nella vita. Chi ti senti di ringraziare questa sera? Ovviamente ringrazio tutta l'associazione, l'Arce Sculture di Stoccarda, per avermi permesso di essere qui stasera, e soprattutto mio figlio. E basta, perché altrimenti mi emoziono di più. E dopo questa bellissima manifestazione di Canta Italia qui a Stoccarda, abbiamo incontrato il maestro Maggio, che ci ha onorato di questa presenza. Io vi ringrazio a nome di tutto il nostro staff per l'ospitalità che avete dato a Corriere Italia e alla stampa nazionale. Ma penso che hai qualcosa un po' da dire, un po' di più per il Canta Italia. Assolutamente, grazie a voi per la vostra presenza qui a Stoccarda. Canta Italia è un festival della canzone italiana, sì, ma soprattutto è un festival che vuole promuovere la lingua italiana attraverso la canzone italiana. Hai qualche progetto per il prossimo anno? Sicuramente desideriamo tantissimo riproporre il Canta Italia, Italian Music Earth, e su Canta Italia c'è una chicca: ci piacerebbe riproporlo con la collaborazione, con la stretta collaborazione che stiamo instaurando dell'Accademia del Canto Italiano qui in Germania. Qualcosa in particolare? Tu sicuramente avrai seguito questi ragazzi, quindi hai fatto una preselezione indubbiamente per aver preso queste bellissime qualità. Da quando è incominciata questa preselezione? Quanto è stata dura eliminare, in un certo senso parliamo, questi giovani? Le selezioni veramente sono state molto dure, si sono tenute lo scorso dicembre qui all'interno del Centro Arches di Stuttgart-Möhringen. I concorrenti iscritti erano veramente tanti, oltre la quarantina, i selezionati sono stati poco più di 10 persone, alla fine, alla finale di questa sera sono arrivati solo 8. Noi cerchiamo non solo la qualità nell'artista, ma cerchiamo anche la predisposizione a lavorare assieme a noi per sviluppare lingua italiana attraverso la canzone italiana. È il nostro obiettivo per il festival. I giovani talenti come faranno a contattarvi? Come? Ci sarà un indirizzo? Assolutamente, l'indirizzo è Arches Stuttgart, Loekastrasse 11. Le prossime audizioni si terranno il prossimo dicembre qui proprio nel Centro Arches. Inizieremo la promozione già dal prossimo luglio, quindi ci auguriamo di avere numerosi consensi come lo è stato per la prima edizione. Maestro Maggio, io vi ringrazio ancora una volta, è stata una bellissima serata, un bellissimo evento. Grazie per l'ospitalità.
Grazie a voi e alla prossima. D'Angelo Saiev è tutto, a voi linea.